Salve a tutte ragazze, benvenute e bentornate nel mio canale. Allora, approfitto per mostrarvi quest'altra tovaglietta che ho acquistato. Questa qui è rosa con dei micro glitter oro. Fatemi sapere se vi piace. E niente, oggi vado a effettuare un semipermanente sui miei piedi. Io ho già effettuato il pedicure. Quindi ho già pulito tutto il mio piede, ho rimosso tutte le pellicine e ho già opacizzato il tutto. Allora, ragazze, da premettere che sono cortissime perché purtroppo ho tenuto il semipermanente precedente, l'ho tenuto sui piedi per quasi 2 mesi, secondo me, e se non proprio 2 mesi, ma siamo lì. E quindi parecchie unghie si erano spezzate, anche perché ho preso un sacco di botte in questi giorni, quindi ho preferito accorciarle, soprattutto cioè ho preferito accorciarle di tanto. Quindi le mie unghiette sono molto molto corte, però nonostante siano molto corte, io ho scelto di andare ad effettuare una French sui miei piedi. Allora, sono andata a passare il cleaner per togliere bene tutti i residui di polvere dalle mie unghiette. Non fateci caso a questa mia unghietta che è gialla, ma non è né micosi né niente, è soltanto dovuto al fatto che io ho comunque sempre i piedi nelle scarpette chiuse. Allora, dopo aver disidratato, applicato nel prep per togliere tutti i residui di polvere, no, nel prep, perdonatemi, il cleaner, vado ad applicare il primer. Vado ad applicarlo su tutta l'unghia perché ormai di prodotto vecchio non ho, più niente. Ho rimosso tutto, anche perché se vi ricordate il prodotto vecchio che avevo era un semipermanente 4 in 1 e devo dire ragazze che ha fatto un'ottima riuscita perché, come vi ho detto, l'ho tenuto per 2 mesi intatto, non si è assolutamente opacizzato, scheggiato, graffiato o niente e soltanto qualche unghietta, diciamo, è saltato qualche pezzettino di gel perché per le botte che ho preso, ma era dovuto anche comunque alla ricrescita ormai che avevo. Allora, ragazze, dopo aver applicato il primer e averlo fatto asciugare per qualche secondo all'aria, cominciamo subito con la base. Io ho scelto di applicare questa qui, questa base natural. Questa qui HD di Passione Unghie, che adesso ve la faccio vedere. Guardate, è una base molto molto naturale e mi piace soprattutto per effettuare la French. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere come faccio io quando realizzo una French, soprattutto sui piedi, con questa base. Poiché questa base è molto molto chiara, non è abbastanza coprente, io vado a farci due passate. Faccio una prima un pochettino più sottile, anzi sottilissima. Vado in lampada per 30 secondi. Una volta asciugato, facendo un'unghietta per volta, vado a farci una seconda passata un po' più spessa con un po' più di prodotto, come state vedendo. Vado a fare una specie di semipermanente rinforzato sui piedi. Come potete vedere, risulta essere coprente con la seconda passata. Se volete, potete aiutarvi
con un pennello a punta sottile. Ecco, guardate come risulta essere coprente e faccio questo passaggio un'unghia per volta e vado in lampada per qualche secondo per bloccare il prodotto. Dopo aver completato tutte e cinque le dita, in lampada adesso ci sto per 60 secondi perché comunque ho fatto una passata un po' più doppia, quindi lo faccio stare qualche secondo in più. Asciugato, se volete potete anche, io vado a sgrassare in modo tale che non scivoli il bianco della French che andrò a disegnare. Se volete potete anche opacizzare o se dovete aggiustare la forma di qualche unghia potete farlo tranquillamente. E vado a prendere un pennello, questo qui a punta sottile per nail art, con un po' di gel bianco e comincio col disegnare la mia French. Vado a fare un righino sottilissimo in punta. Vedete? Da premettere che a me la French faccio uno per volta e vado in lampada per essere sicura che magari nel frattempo fate le altre unghiette, si può comunque espandere un pochettino il prodotto. Quindi per sicurezza faccio un dito per volta e lo blocco giusto qualche secondo. Vi stavo dicendo, da premettere che a me la French piace proprio così, sottilissima, però in questo caso sono, diciamo, tra virgolette, anche costretta a farla in questo modo poiché ho comunque l'unghia abbastanza corta. Ecco qui, sul dito grande sono andata a farla un pochettino più doppia. Ecco averlo fatto stare 30 secondi in lampada, ragazze, vado ad aggiustarmi un attimo con la lima. Quest'unghietta che è sbordato un po' di base prima sulla punta e anche questa qui. Ok, poi vado a passarci un pad con un po' di cleaner giusto per togliere la polverina e adesso andiamo a sigillare il tutto. Vado a sigillare il tutto con una base top. In questo caso utilizzo questa qui, Passione Unghie. Mi ci sto trovando abbastanza bene. Col semipermanente sui piedi.
è abbastanza lucido. Asciuga in lampada per 30 secondi. Dopodiché sgrasso il tutto, fate raffreddare sempre un pochettino. Ed applico un olio per cuticole. Con un altro pad asciutto vado a strofinarci l'olio cuticole sul finish. Qui ragazze, questo qui è il risultato finale, una French molto fine, delicata, mi piace così, devo dire. Poi sui piedi mi piace tantissimo la French. E ho deciso anche di fare questa perché sulle mani andrò a fare le mani le andrò a fare con una base, non so ancora se natural oppure come piedi oppure rosata e un po' colorate. Quindi sui piedi ho scelto una cosa un po' più delicata. E niente ragazze, questo qui è il risultato finale. Spero di esservi stata utile e che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, vi aspetto giù nei commenti per qualsiasi richiesta o domande che avete da farmi e vi aspetto soprattutto su Instagram e Facebook per tante storie e foto che pubblico dei miei lavori e dei prodotti, soprattutto delle aziende con le quali collaboro. Ciao!